L'immagine stampata è il veicolo privilegiato per dare corpo a storie senza tempo. Quelle del Giappone, se parliamo dell'obiettivo sensibile del grande Domon Ken. Gli spazi del Museo della Rapacis si aprono agli scatti del maestro realista che ha raccontato il suo paese attraverso l'arte della fotografia. Dai volti dei bambini dei quartieri bassi di Tokyo e villaggi dei minatori, la comunicazione visiva si fa altissima. Sono oltre 150 le fotografie in bianco e nero esposte, realizzate tutte tra gli anni 20 e gli anni 70. Si passa dal fotogiornalismo alla fotografia sociale, mostrando senza veli rabbia, tristezza e gioia di un popolo affascinante, ma anche problematico. È la prima grande retrospettiva dedicata a questo maestro Domon Ken, che è considerato il fotografo più importante all'interno della produzione fotografica giapponese, perché ha toccato un po' tutti i temi dall'anteguerra fino al dopoguerra. La mostra è co-curata con il maestro Takeshi Fujimori, che è uno dei primi allievi di Domon Ken. Era un maestro meraviglioso, dice, ed era soprannominato il diavolo della fotografia, perché non apriva mai bocca e tutti dovevano un po' leggergli il pensiero e capire subito che cosa era necessario per scattare le fotografie. Grandioso il successo del reportage Hiroshima, realizzato nel 1958. Ferite di guerra, abrasioni, volti tristi e sguardi spenti nelle corsie degli ospedali dopo l'esplosione della bomba atomica. O ancora i bambini di Chikuho, una lunga serie di fotografie scattate ai bambini poveri dei villaggi del sud del Giappone. Occhi a mandorla che prendono vita, emozionando chiunque li guardi.